Ok, benvenuti in un nuovo video. Era da tanto che volevo fare dei mini tutorial su alcune feature di Photoshop oppure di Lightroom e cominciamo dalla prima, che è il fluidifica. Praticamente è uno strumento molto semplice che uso spesso per correggere alcune cose delle foto, ma ho notato che spesso la gente non lo conosce. Ho notato che spesso mi chiedono sì, ma come faccio a spostare quella parte lì perché è venuto male, oppure sì, però aveva questa piega della pelle del vestito e non saprei come toglierla. C'è questo tool che è semplicissimo da usare, poi non recentemente, ma la sua modifica più recente è stato introdurre delle modifiche del volto in cui diventa facile anche correggere alcune cose. Quindi ho deciso di fare questo tutorial abbastanza breve per farvelo vedere. Ok, andiamo. Prima di cominciare il video voglio ringraziare tutti i ragazzi che fanno parte del mio Patreon e che mi offrono un caffè al mese per aiutarmi a portare avanti il canale e il progetto Creators. Su Patreon posto sia contenuti esclusivi sia video in anteprima e gli iscritti al Patreon hanno anche accesso ad un gruppo Telegram in privato in cui parliamo di fotografia e tutto quello che ci gira attorno. Se non ve la sentite di dare un supporto, sappiate che apprezzo già il fatto che siate iscritti al mio canale, che mi seguiate su Instagram e che vi interessiate del contenuto che produco ogni giorno. Vi lascio in descrizione il link del progetto Creators, dove troverete le maglie che sto creando insieme a vari fotografi e i link per i miei preset personali nel caso vi interessasse. Ora torniamo al video. Ok, eccoci qua su Lightroom. Andiamo ad aprire questa foto su Photoshop, quindi tasto destro e modifica in Photoshop. Ok, modifica. E andiamo a vedere il filtro fluidifica. Ok, perché ho scelto questa foto qui? Praticamente perché c'è un viso ben in vista. Questo cosa significa? Che quando andiamo su filtro fluidifica avremo il riconoscimento del volto, volto 1 in questo caso. Se ci fossero state due volti ci sarebbero volto 1, volto 2. Ok? E qui quello che non sanno in molti è che c'è questo pannello dove potete giocare con la foto come se fosse The Sims. Quindi vediamo qui che c'è magari questo occhio più chiuso, questo più aperto, quindi possiamo andare a vedere dimensione occhi e diminuire quello sinistro e averli uguali. Altezza occhi, andiamo a prendere il sinistro e diminuirlo. Possiamo vedere larghezza oppure inclinazione. Possiamo sia giocare con l'occhio singolo sia premendo qua in centro, linkarli, ok, e giocare con entrambi gli occhi. Altezza naso, larghezza naso, ok, sorriso, non so, è inquietante, però ok, funziona così. Abbiamo labbro superiore, inferiore, ok, possiamo giocarci quanto vogliamo su larghezza bocca. Ok, adesso sta diventando un po' diversa la foto, però ci siamo capiti su quello che fa la forma volto. Quindi se andiamo un po' più lontano, ho premuto sbagliato, se andiamo un po' più lontano e andiamo su volto, ok, quindi forma volto, e andiamo qui, andiamo a vedere proprio la fronte, il mento, la mascella, la larghezza del volto, e possiamo fare tutte quelle cose che faremo manualmente sui fluidifica. Quindi non andiamo a vedere altre cose qui, andiamo solo a vedere questo pannello sul volto e quello per cui si usa fluidifica più di tutto, che è lo strumento Altera Avanti, ok? È lo strumento praticamente che è un pennello normale in cui potete prendere e spostare le cose, ok? Quindi quando avete i capelli che volete spostare, che volete ridurre, che volete, non lo so, volete sistemare un po' la foto, okay? Sempre stando attento alle linee, se avete delle linee dritte vicino alla foto, potete farlo da questo pannello. Quindi potete diminuire il pennello qui, densità, pressione, eccetera. Dovete giocare, perché neanche io mi ricordo cosa fanno tutti questi settaggi. Al massimo quello che potete fare è strumento ricostruisci, che è lo stesso pennello che ricostruisce tutte le modifiche di alterazione. A quanto pare non ricostruisce tutto quello che abbiamo fatto sul volto, perché è diverso. Quello che utilizzerete in tanti è anche strumento, come si chiama, piega, ok, che praticamente va a diminuire le zone. Quindi naso va a diminuire, ok, e invece lo strumento gonfiamento, ovviamente scherzo,
va ad aumentare. Quindi potete sia fare altera normale oppure utilizzare questi strumenti qui. Ovviamente non esageriamo. Ci sono altri strumenti, spinge a sinistra, spinge a destra, bla bla bla, maschera aria fissa, bla bla bla, volto, che vi aiuta a capire più o meno cosa state modificando quando andate a modificare, quindi vi fa capire che questo è il volto che avete scelto. E nulla, questo è lo strumento fluidifica, praticamente quello che utilizzano in tanti, questo non lo utilizza nessuno, però se vi servisse fare una spirale di qualcosa, beh, potete fare questo, però ecco, non ve lo consiglio. E andiamo a vedere il viso che abbiamo creato, cambia totalmente rispetto al viso di prima. Spero vi sia piaciuto il video e il tutorial, so che è stato breve, però intenso, e noi ci vediamo al prossimo tutorial, sempre qui sul canale, sperando che io abbia tempo per farli. Oppure ci vediamo in live su Twitch. E sembravo ancora shy, ma fa lo stesso. Ciao.